Passiamo adesso al dottor Francesco Esposito, coordinatore UCCP del Preventino. Ci parlerà del il ruolo del medico di famiglia nella prevenzione. Prego. Io poiché non ho slide da presentare, mi consentirete di fare la conversazione da seduti. Prima di entrare nell'argomento devo fare una premessa necessaria. Negli ultimi anni, e ci sarà un'accelerazione da questo punto di vista, c'è un profondo cambiamento di quello che è la struttura del Servizio Sanitario Nazionale. Ormai questo è un tema, come dire, che urta un po' la sensibilità su Sorrento Annelli, che fa da anni battaglie per il mantenimento dell'ospedale, a cui tutti gli operatori sanitari del territorio siamo particolarmente affezionati, perché vediamo, per noi è un punto di riferimento. Però a livello nazionale si va da una medicina concentrata ospedalocentrica a una medicina territoriale, e andare contro quelle che sono le indicazioni nazionali non ha più molto senso. Perché? Perché noi abbiamo l'esigenza di riservare gli ospedali alle ambulanze, cioè in ospedale ci deve andare chi realmente sta male. Io ho iniziato questa professione 25-30 anni fa e spesso e volentieri io vedo qualche persona anziana, ogni tanto mi capitava qualcuno che dovendo fare le analisi, le ecografie, mi veniva a dire: dottor, fatemi una base di ricovero che vado in ospedale e mi faccio tutto. Io facevo regolarmente tutti i giorni in base di ricovero e trovavo il posto. Oggi quando qualcuno mi viene a dire fatemi una base di ricovero che mi vado a ricoverare, io gli dico, la mia risposta, dico: benissimo, se ci riesci ti do un euro seduto stante, perché sono sicuro che vincere la scommessa, perché ormai in ospedale si accede soltanto esclusivamente, non faccio più ricette di ricovero io, si accede esclusivamente in ambulanza attraverso il punto soccorso. Non esiste più la possibilità di andare a farsi ricoverare per farsi gli accertamenti. E allora chi deve dare le prime risposte alle esigenze di sanità? È la medicina del territorio. E il medico di famiglia in questo è perfettamente coinvolto e deve cambiare anche lui completamente la mentalità con cui si approccia con la gente. Cioè il medico di famiglia, chiuso nell'ambito del proprio ambulatorio, che aspetta il paziente che va là perché c'è la bronchite, c'è l'ipertensione, c'è il diabete, eccetera, e gli scriviamo i farmaci, deve modificare completamente il proprio modo di operare. Cioè noi dobbiamo passare da una medicina di attesa a una medicina di iniziativa, perché a noi viene affidato un compito, che è quello di intercettare sul territorio l'esigenza di salute. E questo lo si fa come? Mettendosi insieme in un gruppo. Rimangono gli studi aperti, però ognuno dovrà fare un qualche cosa, per cui se c'è bisogno dell'ecografista ci darà essere il medico di famiglia che ha a disposizione l'ecografo, dove io ci mando e ti farà l'ecografia, quello ti farà il doppio, quell'altro ti farà qualcos'altro. Cioè la prima risposta del territorio non la dobbiamo dare noi. Se uno viene con dolore toracico, il futuro sarà che noi dobbiamo fare le ECG, facciamo la dotazione analitica, vi mandiamo in ospedale quando abbiamo il sospetto che realmente c'è il problema cardiologico. E 9 volte su 10 non c'è. Quindi noi dobbiamo impedire che quelle 9 volte vanno a intasare l'ospedale, che poi non riesce a dare invece a dare le risposte, quindi poi si parla di mala sanità, a chi invece quell'uno che ha realmente l'esigenza di essere curato tempestivamente e in maniera appropriata. Quindi è questo il modo di operare che sarà riservato al futuro. Nell'ambito di questa riorganizzazione ci sono 16 di sigle che non vi cito perché le abbiamo inventate noi medici che facciamo sindacato, ma spesso volentieri ci perdo anch'io, quindi non vi voglio fare una descrizione. L'UCCP è, diciamo, la forma più complessa di organizzazione del territorio per dare questo tipo di risposta sulla base di queste indicazioni. E proprio in base, sulla base di questo, noi dobbiamo dare le risposte. Noi quest'anno, per esempio, abbiamo sacrificato una parte dei nostri compensi
piccola per consentire all'associazione Prometheus di fare uno screening sui bambini di prima, seconda e terza media, e ha riguardato non soltanto l'abuso sull'alcol, ma ha riguardato un pochettino su tutte le dipendenze, quindi la dipendenza da tossicodipendenza, dipendenza da alcol, dipendenza da cibo, dipendenza da tabacco. Il ruolo del medico di famiglia, quindi, al di là di stimolare, come dire, queste iniziative e iniziare in queste età, perché guardate, sull'alcolismo in maniera particolare, l'età subito è proprio quella di 14-21 anni, cioè là tu crei la dipendenza. Il collega sicuramente è più esperto di me, ma l'alcolista a 50 anni difficilmente lo porti via, anche perché devo dire che l'alcolista è un soggetto difficilissimo da trattare, cioè se il fumatore gli viene l'infarto, 9 volte su 10 smette di fumare, non c'è Dio che regni. L'alcolista ha le stesse possibilità di morire per cirrosi epatica, ma vi garantisco che l'alcolista cirrotico non gliene frega nulla, eppure ha le stesse possibilità dell'infartuolo che fuma, quello smette, in quel caso 9 volte su 10. Nell'altro caso 9 volte su 10 il cirrotico, che morirà poi per lo scopo di una varice esofagea o altro, se ne frega e continua tranquillamente a bere, perché è difficile. Io ho tra i miei presenti una signora che regolarmente trova la mattina al bar e ha inventato un suo modo di fare colazione, che è quello di mettere il cornetto all'interno della birra invece del latte. Allora quella là è molto difficile spiegare che sarebbe opportuno utilizzare il latte e non la birra, cioè ormai c'è 70 anni e non glielo leverò più, cioè, sicuramente non ci sarà ragionamento che tenga. Per cui ha ragione il collega quando diceva l'alcolista è uno difficilmente affrontabile, cioè è difficile riuscire a trovare a inserirsi per cercare di fargli cambiare il tenore di vita e quindi le sue abitudini alimentari e di vita. L'età invece estremamente pericolosa è quella che va dai 14 ai 20-22 anni, perché là si creano le dipendenze. E oggi, rispetto a una volta, noi una volta eravamo abituati a vedere all'interno del pettore gli alcolisti cronici, quelli che bevevano vino e via dicendo. Oggi invece, spesso e volentieri, i luoghi di perdizione, tra virgolette, sono le discoteche, sono i bar aperti di notte, dove tra l'altro è peggiorata anche la qualità del bere, perché il vino sicuramente crea meno danni rispetto al superalcolico da 40 gradi e più. E allora come possiamo intervenire? Il medico di famiglia fondamentalmente è anche un amico. Io entro con lui 5-6 volte al giorno nei bar insieme ai miei pazienti, perché ho inizio mattino, ho fine mattino, durante la giornata, e noi non possiamo non notare tante cose che sfugge a chi opera nel settore, ma che, come dire, intercetta chi va a fare una richiesta. Io mi accorgo i miei pazienti che giocano alle macchinette, li conoscono per uno, forse sfuggirà ai familiari, ora si sta facendo purtroppo perché vedono i loro conti azzerati, ma a me non sfugge, cioè io dei miei pazienti posso fare lo screening di uno per uno di tutti quelli che giocano alle macchinette, non mi sfugge nessuno. E lo stesso dicasi per i giovani, cioè io vedo quanti si pigliano la Schweppes, quanti si pigliano la gassosa al caffè, quanti si pigliano la e quanti iniziano la mattina con la birra. Allora, su quei ragazzi che dalla pratica quotidiana noi ci rendiamo conto che stanno pigliando una strada non appropriata, il nostro intervento deve essere con un approccio di tipo amichevole, cioè con un amico di famiglia, cercando di creare la motivazione giusta. Che possono essere tanti argomenti, che può essere difficilmente è l'argomento della salute, cioè vicino al ragazzo che si ubriaca andate a dire guarda che tu ti rovini la salute, è il metodo meno efficace, può diventare più efficace di guarda che se tu continui a bere difficilmente riuscirai a trovare la ragazza che ti venga dietro, cioè, e poi rientra nella diciamo nella sensibilità dell'operatore sanitario la capacità di trovare l'argomentazione giusta per stimolare un cambio di stile di vita in quello che probabilmente potrebbe essere un alcolista del futuro. E poi
bisogna operare con, sul territorio con tutta una serie di iniziative. Quella che ha fatto Promedis sui ragazzi, per esempio, è un'iniziativa lodevole, e spesso e volentieri, vedete, quando si parla dell'organizzazione ospedalocentrica a scapito del territorio, noi sacrifichiamo spesso e volentieri quel famoso 5% che per legge è destinato alla prevenzione, noi lo sacrifichiamo spesso e volentieri in cose inutili. Il famoso 5% che il Servizio Sanitario Nazionale destina per legge alla prevenzione invece è importantissimo, perché queste iniziative che noi abbiamo fatto sulle nostre scuole, come dire, alla fine per una sinergia tra noi e l'associazione Promedis, invece dovrebbe essere la regola, cioè proprio in quell'età tu devi andare a dare con dimostrazione di fatto dei pericoli che corrono. Però io non ho assistito a nessuno delle vostre, poi ne parlerà ovviamente più compiutamente Graziano successivamente, ma hanno fatto capire ai bambini i rischi e i pericoli che corrono nel andare dietro alla dipendenza. E c'è molto da lavorare. Consideriamo per esempio l'alcolismo e l'obesità, è ormai un fattore frequente di patologia. Vedere i bambini obesi ormai è con una frequenza quotidiana. Ecco, là bisogna andare a intercettare anche questo bisogno, perché guardate, tutto ciò che si... Stranamente noi ragioniamo, ma l'Italia da questo punto di vista è una nazione strana, l'Italia ragiona sempre sulle emergenze, è difficile che qualcuno si metta là e programmi il futuro, è purtroppo il deficit della nostra politica e poi ne paghiamo le conseguenze. Noi dovremmo lavorare invece soprattutto sul futuro con la prevenzione, cioè se noi riusciamo a prevenire l'obesità sin da bambino, ci risparmiamo il diabetico, l'iperteso, l'infartuato e tant'altro. Quanto costa alla società poi curare il diabetico, l'iperteso, l'infartuato, l'ictus? Cifre enormi. Cioè noi, io l'altro giorno ho avuto un incontro in assessorato e si parlava di codici bianchi. Ogni volta che un signore entra in ospedale per una qualsiasi sciocchezza, e in ospedale si sembra che si ci va anche per un semplice raffreddore o perché uno va di lì, quell'accesso costa 200 euro, soltanto visitando e rimandando gli indietro. Se poi a quell'accesso segue la TAC, l'ECG e via dicendo, costa 800 euro. Guardate quanti soldi noi sprechiamo in cose inutili, mentre potremmo reinvestire sul territorio queste spese che sono, tra l'altro, io dico che in sanità tutto ciò che viene speso utilmente ben venga, tutto ciò che viene speso inutilmente lo sottrae gli altri. Quindi vedete com'è importante riuscire a intercettare poi il territorio. E il medico di famiglia, insieme a non il medico di famiglia, ormai si parla di ruolo unico, quindi da questo punto di vista gli operatori della continuità assistenziale, l'ex guardia medica, il medico di famiglia, gli operatori del 118 verranno coinvolti in questa specie di ruolo unico, dove ci sarà un unico ingresso nella medicina generale. Dovranno essere gli operatori che sul territorio riusciranno a intercettare queste esigenze e dare una risposta, una prima risposta, perché è soprattutto là che tutti i giochi la prima partita nel riuscire a svincolare da quello che poi purtroppo diventa un dramma. Io sempre di meno, fortunatamente ne vedo, ma mi ricordo all'inizio della mia carriera situazioni familiari drammatiche. Guardate, una parte delle baranti che noi abbiamo qui scappano dalle loro nazioni, Romania, Bulgaria e via dicendo, e provengono da esperienze, se ve le fate raccontare, io poi come i miei pazienti mi raccontano, vengono da esperienze drammatiche, cioè di alcolismo da parte dei mariti. Cioè queste spesso e volentieri non solo scappano e vengono per lavorare, ma spesso e volentieri scappano da una situazione familiare drammatica. Io, se qualche collega vostro, soprattutto i comandanti di stazione, i marescialli più anziani, si ricorderanno a UFO, io colloquiamo con loro regolarmente, perché una delle prestazioni che più che toccava più facilmente anche al comandante di stazione era quello di intervenire in famiglie dove l'alcolista di turno picchiava la moglie, e a volte si veniva a picchiare, ma a volte
tirato fuori col tempo, tirato fuori la tesione. È una delle evidenze, perché fortunatamente qua da noi l'omicidio è un'evidenza abbastanza rara, ringraziando il padre eterno. Però queste erano le situazioni dove più frequentemente c'era bisogno della collaborazione tra i medici di famiglia e anche la forza dell'ordine, perché erano le situazioni che spesso e volentieri erano quelle più frequenti, che mettevano anche a rischio la vita stessa. Ed erano situazioni drammatiche da cui non se ne usciva fuori, perché oggi, come dire, c'è anche fortunatamente una visione differente da parte della donna, che è riuscita anche a svincolarci da certe sudditanze, ma vi garantisco che non più tardi di 15-20 anni fa era molto difficile trovare donne che si ribellavano a queste situazioni familiari piuttosto drammatiche. Quindi vedete come le autonomie, poi alla fine, da una situazione di danno personale, spesso e volentieri può diventare una situazione di danno l'altro nell'ambito della propria famiglia, ma prima, come diceva il capitano, mettersi alla guida da ubriaco non è che hai dato a te stesso, spesso quello che poi investi qualcun altro. Quante volte sentiamo in televisione incidenti drammatici e alla base dell'errore c'è un ubriaco che guidava la macchina, che ammazza degli innocenti che avevano soltanto la spavogna di stare lungo la strada che questo percorreva. Allora vedete come c'è la necessità che ci sia tutto un mondo che interagisca intorno a questo argomento, perché spesso vuol dire l'alcolista non fa danno a se stesso, ma fa danno anche a chi gli sta vicino o a chi gli sta intorno. Io ritengo che, come dire, questo è il ruolo che il medico di famiglia può avere, cioè quello di intercettare, di capire prima degli altri determinate situazioni, cercare nei limiti del possibile prevenirli, indirizzarli in modo tale, come dire, che si faccia realmente quello che in Italia spesso quello che non si fa, cioè fare la prevenzione, perché quello, la prevenzione è quello che poi impedisce che il fatto accada, perché una volta che il fatto accade spesso quello che è irreparabile e di conseguenza ha le conseguenze logiche purtroppo drammatiche. Io ritengo, come dire, di aver sono rimasto nei minuti concessi, quindi ritengo di essere stato esaustivo e vi ringrazio per avermi ascoltato. Grazie.